Eccomi, Signore, manda me. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Oggi nella memoria liturgica ricordiamo Luca Evangelista. Quindi in qualche modo mi coinvolge la lettura di oggi, che chiaramente è Luca, capitolo 10, dal primo versetto fino al 9. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Amen». Carissimi, oggi accogliamo questo brano, che tra l'altro abbiamo già ascoltato poco tempo fa, nel tempo feriale. Luca 10 inizia la missione dei 72 discepoli. Se vi ricordate, avevo detto che il numero 72, che in qualche modo si rifà ai 70, è un numero universale. Già nel libro della Genesi se ne parla, quando si parla di tutte le nazioni, 70. Un numero che indica che noi stessi siamo inclusi in questa missione. Il cristiano è un discepolo fatto, potremmo dire, da Gesù stesso, incaricato da Lui, chiamato da Lui ad essere un operaio nella sua messe, nella sua vigna. Oggi la questione certamente è quella di pregare perché Dio susciti nuove vocazioni, nuovi sacerdoti, nuovi missionari. Ma io direi: preghiamo che tutti i cristiani, senza farne distinzioni, sentano nel proprio cuore il desiderio di annunciare che è vicino il regno di Dio. Ricordate come vi avevo anche spiegato questo senso greco di questa vicinanza, cioè il verbo dice si è avvicinato, è vicino e continua ad essere presente il regno di Dio. La mano di Dio è in mezzo a noi, è nella nostra vita. Noi oggi siamo chiamati, come Luca, ad essere i discepoli della seconda ora. Non siamo i primi 12, ma siamo quelli della seconda ora. O qualcuno li chiama della terza ora, certamente secondo gli Atti degli Apostoli, perché dopo i 12 c'è stata la missione nella Galilea, nella Samaria, chiaramente ai Giudei, e poi è venuta questa terza ora in cui i pagani, coloro che non erano Giudei, hanno ricevuto non solo un incontro con Cristo, ma sono stati mandati ad essere loro stessi evangelizzatori. Luca, medico, che proveniva da Antiochia, di Siria, chiaramente di cultura ellenistica, greca, è stato nella prima comunità. Ha incontrato Barnaba, ha incontrato Paolo, i primi cristiani. Le loro testimonianze sono entrate nel suo cuore, ha desiderato far parte del corpo dei cristiani. Lui stesso, dopo aver accompagnato Paolo
aver vissuto insieme ai primi discepoli e alle comunità che venivano formate di volta in volta, diventa un pastore. Luca quindi da pagano diventa evangelizzatore. Da evangelizzato inizia a proclamare alle persone e alla comunità che a lui viene poi affidata. Nella Grecia lui dirà e testimonierà: è vicino a voi il regno di Dio. Oggi tu sei chiamato ad essere un operaio nella sua messe, non solo a pregare per gli operai, per l'evangelizzatore. Il Signore chiama te nella tua famiglia, nel tuo lavoro, nella tua vita privata, a testimoniare che Gesù è il Signore e che possiamo fare esperienza del suo regno. Quello che dobbiamo chiedere a Dio è il dono dello Spirito Santo, perché è solo lo Spirito Santo che mette in me uno zelo, un entusiasmo maggiore per annunciare che Dio è con noi e al nostro fianco. Allora vi invito a fare questa preghiera. Vieni Spirito Santo, ti invochiamo nelle nostre vite, ti invochiamo nei nostri cuori. Spirito Santo, donaci di camminare secondo questa parola come evangelizzatore. Spirito Santo, voglio aprirmi a te, alla tua opera, a dire: eccomi, manda me dove io oggi andrò, manda me ad essere tuo testimone. Spirito Santo, tocca le mie labbra perché le mie parole oggi possano essere da edificazione e d'annuncio gioioso della presenza del Cristo risorto. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E allora ricevete questo bellissimo slogan: eccomi, Signore, manda me. Dal mattino proclamiamolo. Vedrai che Dio ti userà. Dio userà ciò che tu sei per le persone che ne hanno bisogno. Amen. Vi annuncio che alla fine di questo mese avremo un bellissimo incontro per i giovani nella nostra oasi di Biella. Quindi se siete nelle vicinanze, Piemonte, Lombardia, vi invitiamo, cari giovani, a stare con noi. L'abbiamo chiamato Shout Generation, cioè quella generazione che segue Gesù e come Giovanni il Battista grida, shout, che Gesù è il Signore, che Gesù è in mezzo a noi. Sarà un weekend dal venerdì sera fino alla domenica. Iscrivetevi sul nostro sito web per fare questa esperienza meravigliosa insieme ad altri giovani cristiani. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!